Lo Srimad Bhagavatam, quarto canto, capitolo 19, i 100 sacrifici del cavallo del re Prithu. Continuiamo con il verso numero 38, esatto. Sattvam vimrish Sattvam vimrishyakshya bhavam prajapate Sattvam vimrishyakshya bhavam prajapate Sattvam vimrishyakshya bhavam prajapate Sattvam vimrishyakshya bhavam prajapate
Sankalpanam Vishva Shri Jampipiri. Sankalpanam Vishva Jampipiri. Sankalpanam Vishva Shri Jampipiri. Sankalpanam Vishva Shri Jampipiri. Aindrim. A indrim chamayam upadharma mataram. Indrim chamayam upadharma mataram. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Satvam bi. Sattvam bimrishyasya bhavam prajapate. Sankalpanam Vishva Shri Jampipipri. Sankalpanam Vishva Shri Jampipipri. Ahindrim chamayam upadharma mataram. Mayam padharma mataram. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Sattvam vim srishyasya bhavam prajapate. Sankalpanam Vishva Shri Jampipipri. Aindrim chamayam upadharma mataram. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Sattvam vim srishyasya bhavam prajapate. Sankalpanam Vishva Shri Jampipipri. Aindrim chamayam upadharma mataram. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Shasya bhavam prajapate. Sankalpanam Vishva Shri Jampipipri. Aindrim chamayam upadharma mataram. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Saha. Saha. Ciò che fu detto. Ciò che fu detto. Tuam. Tuam. Tu. Tu. Vimrisha. Vimrisha. Considerando. Considerando. Asya. Asya. Del mondo. Del mondo. Bhavam. Bhavam. Esistenza. Esistenza. Prajapate. Prajapate. O protettore del popolo. O protettore del popolo. Sankalpanam. Sankalpanam. La determinazione. La determinazione. Vishvashrijam. Vishvashrijam. Dei progenitori del mondo. Dei progenitori del mondo. Pipiprihi. Pipiprihi. Compì solamente. Compì solamente. Aindrim. Aindrim. Creato dal re dei pianeti celesti. Creato dal re dei pianeti celesti. Cha. Cha. Anche. Anche. Mayam. Mayam. Illusione. Illusione. Upadharma, upadharma, dei principi di religione di un cosiddetto sannyasa. Principi di religione del cosiddetto sannyasa. Mataram, Mataram, la madre. Prachanda, furioso o pericoloso. Furioso o pericoloso. Pakanda patam, Pakanda patam, la via delle attività peccaminose.
la via delle attività peccaminose. Prabhu, Prabhu. O Signore, o Signore. Jai. Jai. Per favore vinci. Per favore vinci. Traduzione e spiegazione a cura di Srila Prabhupada. Traduzione. O protettore del mondo, considera, ti prego, lo scopo per cui Sri Vishnu si è manifestato in te. I principi contrari alla religione, creati da Indra, genereranno moltissime religioni non desiderate. Ti prego perciò di porre un termine immediato a queste imitazioni. Spiegazione. Brahma si rivolse al re Prithu come Prajapate per ricordargli la sua grande responsabilità di mantenere la pace e la prosperità tra i cittadini. Maharaj Prithu aveva ricevuto i suoi poteri da Dio, la persona suprema, a questo solo fine. Il re ideale ha il dovere di controllare che la popolazione metta in pratica correttamente i principi religiosi. Brahma chiese espressamente al re Prithu di vincere i principi pseudo-religiosi presentati dal re Indra. In altre parole, è dovere dello Stato o del re mettere fine ai sistemi pseudo-religiosi messi in atto da persone senza scrupoli. In origine, il principio religioso è unico, enunciato da Dio, la persona suprema, e discende attraverso il canale della successione di maestri spirituali in due forme. Brahma chiese a Prithu Maharaj di mettere fine alla sua inutile competizione con Indra, il quale era determinato a impedire che Prithu Maharaj completasse i suoi 100 yagya. Invece di creare reazioni di opposizione, sarebbe stato preferibile che Maharaj Prithu interrompesse i yagya nell'interesse dello scopo originario per cui si era manifestato. Questo scopo consisteva nell'instaurare un buon governo e nel ristabilire l'ordine. Traduzione. O protettore del mondo, considera, ti prego, lo scopo per cui Sri Vishnu si è manifestato in te. I principi contrari alla religione, creati da Indra, genereranno moltissime religioni non desiderate. Ti prego perciò di porre un termine immediato a queste imitazioni. Allora qui vediamo Brahma che provvidenzialmente arriva a risolvere la situazione di questo dissidio, contrasto che ci fu tra Indra e Re Prithu. Quindi l'intervento di Indra fu valutato come qualcosa di molto pericoloso, il fatto che introducesse tutti questi sistemi irreligiosi, upadharma, pseudo-religiosi, che sembrano sistemi religiosi, ma poi invece sviano le persone, no? O allontanano o non danno il vero frutto del dharma, del principio religioso, no? Quindi Brahma era molto preoccupato di questa situazione ed era molto attento al bene del popolo, no? Della società. Per quello, rivolgendosi a Prithu, lo chiama Prajapate, o Prajapati, padre dell'umanità. Cioè, gli ha ricordato, ma il tuo servizio è quello di proteggere i cittadini, è quello di assicurarti che nello Stato ci sia pace e prosperità. Quindi stai attento che è una responsabilità che ricade su di te specialmente, no? Perché questo dovrebbe essere il life motive, no? il principio guida dei governanti, quello di pensare al bene, alla pace, al bene del popolo. È una diciamo, come Prabhupada spiega, un governante qualificato, un vero governante, un leader qualificato sa che il bene più alto per il popolo, cioè quello che gli porterà
la maggiore beneficio e fortuna al popolo è quello di assisterli. È il dovere del re ideale, dice Prabhupada, vedere che le persone eseguano, applichino in modo appropriato i principi religiosi. Cioè, questo è il dovere centrale del governante, del leader, vedere che le persone applichino, seguano i principi religiosi, seguano il Dharma. Perché questo gli assicura la buona fortuna a tutti. I problemi cominciano quando le persone non seguono più il Dharma, i doveri prescritti, i principi religiosi. Tutti i problemi che troviamo nella società sono causati dal fatto di aver infranto i principi religiosi. Tutti i problemi, anche quelli piccoli, sì, indirettamente, piccoli o grandi, anche problemi economici, organizzativi, ma di qualsiasi tipo vogliamo presentare, sono dovuti tutti al fatto di aver infranto le leggi del Dharma. E poi a catena si manifestano tanti altri problemi, no? Più o meno grandi, ma in origine questo è il problema vero, perché qui dice molto chiaramente, ma questo insegnamento essenziale lo troviamo in tutte le scritture vediche ripetutamente, no? Che la pace e la prosperità sono il risultato naturale del fatto di seguire il Dharma. Se seguiamo i principi del Dharma, i principi della religione, e per religione non intendiamo una fede settaria, una particolare tipo di fede, diciamo nella cultura vedica, scienza vedica, Dharma si intende sono l'ordine cosmico, le regole, le leggi di Dio, no? Quello che è stato già stabilito, sono le cose così come sono, come state già stabilite dal Creatore, ci sono già delle leggi già precostituite. Quindi infrangere il Dharma o non seguire i principi della religione vuol dire infrangere l'ordine costituito, infrangere l'ordine cosmico, e quello causa reazioni nella forma di disturbi, povertà, carestie, guerre. Quello sono tutti i risultati naturali del fatto di avere infranto queste leggi già precostituite. Quindi un governante illuminato, un governante veramente esperto che sa come stanno le cose, come primo dovere, la sua prima responsabilità è quello di assicurarsi, come dice qua Prabhupada, se vogliamo pace e prosperità nella società, assicurarsi che i cittadini seguono i principi della religione. Quindi i principi della religione, Prabhupada lo spiega molto bene, sono quattro, se vogliamo riassumerli, sono quattro principi della religione essenziali. Certo, il Dharma supremo, il Dharma supremo o Paradharma, è il servizio devozionale a Dio, l'abbandono a Dio, quello è l'unico principio religioso, quindi c'è un solo principio religioso che riassume tutti, l'abbandono a Dio. Tutte le pratiche, tutte le diverse sistemi, le pratiche religiose, cerimonie, qualsiasi forma di pratica una persona voglia inserire, devono portare all'abbandono a Dio, no? L'abbandono a Dio e l'amore per Dio, perché il servizio a Dio, l'abbandono a Dio, porta come risultato l'amore per Dio, che è la perfezione ultima della vita. Quindi tutte le religioni autentiche, i processi religiosi autentici devono portare, le tradizioni religiose autentiche devono portare all'amore per Dio. Che si manifesta nella pratica, dice, attraverso quattro comportamenti, dice, quattro principi della religione, che sono universali questi sono per tutti. I governi, dice Prabhupada, dovrebbero assicurarsi che tutti seguano questi quattro principi, che sono... Quali sono questi quattro? I quattro principi della religione comprendi i quattro principi regolatori. I quattro principi regolatori, esatto, sono inclusi o sono
veridicità, bravo, veridicità. Per esempio, il gioco d'azzardo distrugge la veridicità, no? La memoria non è forte. Quindi veridicità, satyam, compassione o misericordia verso gli altri esseri viventi. Questo include, per esempio, l'uccisione, poi seguire tutti è tutto una cosa a catena, però per esempio l'uccisione di animali è un principio religioso, perché no, vuol dire non manifestare misericordia o compassione verso gli esseri viventi, gli altri esseri viventi. Quindi il consumo di carne uccide la compassione, no? Questo atteggiamento compassionevole che tutti dovrebbero seguire, no? Quindi lo Stato dovrebbe, ci sono i principi essenziali che dovrebbero essere insegnati, no? Nelle scuole, dappertutto, no? Università, negli ambienti di lavoro, no? Dappertutto dovrebbe essere insegnati. Questo, i governanti dovrebbero assicurarsi che questi principi siano compresi. Veridicità, compassione, pulizia interna e esterna. Pulizia interna e esterna vuol dire ambienti puliti, naturalmente lavarsi regolarmente tutti i giorni, no? Molte volte lo stanno imparando con la forza, perché vengono anche malattie dalla sporcizia, la sporcizia genera malattie. Pulizia e austerità. Questo termine non piace molto in Kali Yuga, austerità, ma è molto utile, invece è necessaria. L'austerità è necessaria perché l'austerità ci permette di risvegliare la nostra natura spirituale. Se noi ci lasciamo andare al piacere dei sensi indiscriminato, senza regole, la nostra natura spirituale, originale, no? Ontologica, che è la parte migliore dell'individuo, no? La parte vera, eterna, quella resta coperta. Quando una persona non ha austerità, non è austero, quindi non accetta delle regole di vita, non controlla la mente e i sensi, la sua coscienza spirituale viene coperta. Quindi i governanti dovrebbero essere molto attenti, proprio essenzialmente, attenti a stabilire questi come i principi religiosi, non la mia chiesa, la tua chiesa, la mia istituzione, no? La mia religione, o i rituali. I rituali vanno bene, sono utili, possono essere utili, ma devono essere insegnare le persone a migliorare il loro comportamento. Cioè, diciamo, tutte le diverse pratiche o funzioni devono portare, aiutare le persone ad applicare praticamente nella loro vita questi principi. Allora, quando le persone applicheranno questi principi, che sono i veri principi religiosi, basilari, no? Le basi. Poi queste sono le condizioni necessarie e favorevoli per creare poi pace e prosperità nella società e per portare la persona verso la realizzazione spirituale, l'amore per Dio, che è il fine ultimo della vita. Se una persona non applica nella sua vita praticamente la veridicità, la pulizia, la compassione e l'austerità, non potrà fare un tangibile avanzamento spirituale, non potrà fare un grande progresso spirituale se non c'è. Cioè, è molto ostacolato. Poi si può definire religioso, vestirsi da devoto, quello che vuole, ma diciamo non sarà sufficiente quello, benché se qualsiasi cosa può essere usata in modo positivo, ma le basi devono essere presenti, e queste sono i principi religiosi basilari che dovrebbero essere stabiliti dalle guide della società e seguiti da tutti, no? Quindi è il dovere del re ideale vedere che le persone applichino in modo appropriato i principi religiosi. E in modo specifico, dice Brahma, chiese a Prito, stai attento che se tu insisti a voler completare i tuoi sacrifici, Indra continuerà a sfornare
comportamenti, no? Principi religiosi, comportamenti che confondono le masse. Quindi, per favore, ferma. Sei prajapati, devi essere, fermare tutta la diffusione dei principi religiosi. Perché è il dovere, dice, no? Infatti dice Prabhupada ancora, dice, è il dovere dello Stato o del Re di fermare i sistemi pseudo-religiosi prodotti da persone senza scrupoli. Sono tante persone senza scrupoli, le persone, basta che c'è da guadagnare, dove c'è il profitto vanno, no? Quando vedono se, come lo yoga è un processo che tende alla realizzazione spirituale. Quando le persone, quando poi hanno cominciato, però dà anche benefici fisici e mentali, no? Quando le persone hanno cominciato a scoprire che c'è, che ci sono anche questo tipo di benefici, allora persone senza scrupoli hanno cominciato a diffondere lo yoga solo fisico, no? Cioè per dare benefici fisici, facendolo passare come, cioè, al punto tale che le persone spesso pensano che lo yoga sia uno sport, una ginnastica, no? Spesso è quello, non hanno la vera comprensione di cos'è lo yoga, perché persone senza scrupoli lo usano, dice, beh, se c'è richiesta vendiamo tutto, anche la religione, no? Se le persone vogliono, come certi che fanno i templi, i luoghi santi, no? Fanno, dicono qui c'è stata una visione, non so, della Madonna, subito cominciano a costruire qualcosa, alberghi, no? Alberghi, negozi, così arrivano i pellegrini per comprare. A loro non interessa che le persone si attacchino alla Madonna, che sviluppino, cioè, a loro interessa vendere il prodotto, no? E in India la stessa cosa, uno fa, si fanno, appena sanno che in quel paese è passato qualche persona santa o qualche incarnazione di Krishna, subito fanno un tempio, qui è passato, no? Venite, fate le offerte, qui vi purificate, no? Ma a loro non interessa che la gente sviluppi amore per Dio, ma piuttosto che gli portino delle offerte, no? E diciamo, i governanti devono stare attenti, no? di che persone senza scrupoli introducano, cioè stare attenti a bloccare questi sistemi pseudo-religiosi. Quindi in origine il principio religioso è uno solo, dato da Dio. Dice, dato da Dio la persona suprema. E passa, e qual è questo principio religioso? Metto prima, Savai Pumsam Paro Dharmo Yatto Bhaktira Doksaje. Il puro servizio devozionale, il servizio devozionale è l'unico principio religioso universale ed è dato da Dio. Questo nel sesto canto c'è un famoso verso e Prabhupada usa Dharman tu sakshat Bhagavat pranitam. Dice Dharman, il Dharma, i principi religiosi vengono dati da Bhagavan, la persona suprema, è lui che fa i principi religiosi, non è che qualsiasi persona, spesso senza scrupoli, cioè nel senso che ha interessi personali, può inventare un principio religioso. Non si può inventare, viene disceso, i principi religiosi li fa la persona suprema stessa e vengono trasmessi attraverso la successione di maestri. Successione di maestri sono loro che trasmettono la conoscenza. Quindi c'è in due forme, il canale della successione c'è in due forme, Shastra e Guru, suppongo, attraverso, qui Prabhupada non elabora, infatti dice Prabhupada, gli Shastra sono la madre e il maestro spirituale il padre, no? Loro, quando una persona ottiene questo tipo di educazione dalle scritture, dal maestro spirituale, ottiene la realizzazione spirituale. Quindi il signore Brahma richiese a Re Prito di desistere da questa competizione innecessaria con Indra. Avrebbe potuto, dice, se tu fermi questi tipi di comportamenti potrai creare stabilire il buon governo e mettere le cose nel giusto ordine.
tutti gli acciari, i grandi acciari nella successione di maestri autentici hanno dovuto passare queste, hanno dovuto fare tante lotte per stabilire, diciamo, i veri principi del Dharma, il buon comportamento, perché la tendenza umana condizionata è quella di cercare sempre le scappatoie, mischiare la spiritualità col piacere dei sensi, no? Siccome l'impeto, l'impulso al piacere dei sensi è preponderante, è prepotente nell'essere condizionato, anche quando si avvicina alla spiritualità continua a mantenere questo tipo di atteggiamento, ed è proprio per questo che è obbligatoria la guida del maestro spirituale, no? No. Ma io ho già letto la Bhagavad Gita, ho già studiato, ho già fatto tante esperienze. Bene, grazie molte, ma apprezziamo. Tuttavia, poiché poi se una persona è liberata, effettivamente, se è già liberata, se ha raggiunto uno stadio molto elevato, e più esattamente Bhava Bhakti, lo stato dell'estasi nella pratica del servizio devozionale, non ha più bisogno della guida personale del guru, perché lui sente il Chaitya Guru, sente il Guru nel cuore, no? L'anima suprema, all'ispirazione spirituale. Ma questi sono stadi elevatissimi, ma se una persona non è in quello stadio, non è in quello stadio, dovrebbe comunque accettare la guida di un maestro spirituale, può essere iniziatore o istruttore, non è importante la formalità, non è che deve, ma l'importante è che ci sia la sostanza, perché la tendenza, come dicevo appunto, la tendenza al piacere dei sensi è molto forte, no? La tendenza a confondere, a mischiare le cose, come Prabhupada spiega nel quarto canto dello Srimad Bhagavatam, dice: una persona che vuole fare avanzamento spirituale lontano dalla compagnia dei devoti vive un'allucinazione, non riuscirà a distinguere tra materia e spirito, non è capace da capire cos'è materiale e spirituale, perché molte cose sembrano spirituali, no? Pseudo spirituali, no? Oppure sono all'interno delle pratiche spirituali, ma infatti è proprio qui anche l'esempio qui di Prito e Indra. Brahma gli dice: anche se tu dici, ma io voglio completare le mie pratiche spirituali, fare i 100 sacrifici del cavallo, Brahma gli dice: no, in questo caso è meglio che interrompi. Ma lui potrebbe rispondere: ma è spirituale, sto facendo i miei doveri. E lui dice: no, meglio che smetti. Cioè, fa la funzione del guru, no? Brahma. Anche se è giusto, anche se è una pratica spirituale genuina, no? Qui non è niente di inventato, è autentico, valido, ma poiché questo genera una reazione negativa da parte di Indra, creando nuovi sistemi religiosi, allora è meglio che smetti. Dice: ma è una cosa buona, lo stesso, è meglio che la smetti in questo caso. Il guru è l'anima realizzata, vede le cose a 360 gradi, e quindi capisce meglio come applicare secondo il tempo le circostanze. Alle volte bisogna concedere, alle volte bisogna togliere. Prabhupada stesso, gli acciari ci hanno insegnato, Prabhupada quando è venuto in Occidente ha detto: visto che i ragazzi e le ragazze si mischiavano insieme, hanno l'abitudine di stare insieme, allora ho accettato anche le ragazze a vivere nei templi, perché tradizionalmente le donne non vivono nei templi, no? Oppure hanno dei templi separati, al massimo le vedove nella tradizione in India. Vivono solo i brahmachari, no? I monaci nei templi. E invece proprio l'ho visto e l'ho adattato. No, l'ho adattato. Poi qualcuno l'ha criticato, perché poi c'è sempre qualcuno che critica. Ma siccome lui comprendeva il principio superiore per aiutare le persone nell'avanzamento spirituale, pur di aiutarli, Prabhupada ha fatto degli aggiustamenti. Ha dato la seconda iniziazione, le donne adorare le divinità. Ma perché comprendeva il principio superiore, no? Oppure anche certe formalità le ha trascurate. E così gli acciari nel passato tante volte hanno dovuto aggiustare le cose secondo le circostanze. Perché se le circostanze sociali, come ha fatto Buddha ha dovuto... Dice: ma noi stiamo facendo i sacrifici agli animali, stiamo seguendo i Veda. E allora non seguite i Veda, gli ha detto, seguite me. Non seguite i Veda. Perché loro, non capivano più lo scopo di quello che stavano facendo. Loro uccidevano gli animali, non
come offerta per il piacere del Signore, ma come una scusa per mangiare la carne di animali, no? Era diventato una deviazione. Quindi lui ha detto: beh, allora non seguite più, seguite me, cambiate, vi insegno un altro programma. Poi Shankaracharya è venuto più avanti e ha di nuovo riportato le persone verso i Veda, ma con una comprensione più elevata. E poi è arrivato Chaitanya Mahaprabhu e ha dato quella finale, no? La filosofia della Cintya Beda Beda Tattva, cioè la verità è simultaneamente una e differente. Comunque, ma il punto importante è capire che è necessario, stavo dicendo, è necessario una guida di un'anima realizzata per capire come applicare i principi della religione praticamente nella vita, perché la tendenza è quella di attaccarsi a delle regole, dei rituali, senza capirne lo scopo, senza avere ben chiaro lo scopo di quello che stiamo facendo. Perché l'uomo, diciamo, noi tendiamo a essere abitudinari, ci abituiamo a fare le cose e la prendiamo per scontato. Ma perché vai in chiesa? Faccio per abitudine, ci va mio nonno, ci andava mio nonno, mia madre, mio padre, no? Alle volte, infatti, perché cantare Krishna? Uguale, no? Perché qual è lo scopo, no? Valutare bene, no? Perché stiamo facendo, perché seguiamo dei rituali o delle regole che sono favorevoli quando sono compiuti con la giusta comprensione, no? Quando c'è l'atteggiamento e la comprensione adatta, allora sono molto benefici, ma quando sono fatti così, senza comprensione, possono non dare il risultato voluto. Anzi, alle volte al contrario, uno può imparare di più evitando, come nel caso qua, smetti il sacrificio, semplicemente, tanto tu, il tuo vero scopo, tu sei il governante, sei il re, il tuo vero scopo è quello di creare pace e prosperità nella società, non è quello di far tanti sacrifici, gli dice Brahma. Quindi smetti, poiché facendo più sacrifici aumenti indirettamente i principi religiosi, allora smetti subito i sacrifici e assicurati che il popolo sia protetto. Gli sta dicendo, no? Infatti poi il Pre Prito, che è persona intelligente, illuminata, accetta subito, no? Capisce il programma. E i governanti, per quello che Chanakyapandi diceva, non dovremmo fidarci dei politici, no? I politici, se non sono, non è che il politico in se stesso è negativo, il politico se non è una persona realizzata, vidvan, se non è avanzato nella conoscenza spirituale, è inaffidabile, nel senso che anche lui è molto incline a ricercare la posizione, successi materiali, è inevitabile. Anche il popolo dice che quando una persona poi entra, no, entra nella politica, poi si corrompe, no? Parte con buoni propositi, poi quando entra dentro nell'ambiente dove si corrompe, perché è una tendenza molto forte, no? Se una persona non è molto elevata nella conoscenza spirituale, nella realizzazione spirituale, non può veramente governare in modo adatto le persone. Così è la situazione di oggi, per quello che Prabhupada, gli Acharya ci incoraggiano molto a diffondere questi principi, questa conoscenza, la conoscenza dello Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita dovrebbero essere distribuite dappertutto, discusse dappertutto, nei giornali, televisione, no? In tutti gli ambienti, no? Dovremmo parlarne apertamente con tutti il più possibile per aiutare le persone a comprendere quali sono le vere soluzioni, perché le vere soluzioni ci sono, è appunto quello di insegnare, educare il popolo, formare la popolazione nei veri principi della religione. Quello deve essere. Allora scoprono, no? Come allora trovano la via della pace e della prosperità. Altrimenti non funzionerà. Ok, vi ringrazio. Salute 25, se c'è qualche commento o domanda. Sì, una domanda. Da parecchio tempo che me la chiedo, no? Quando una persona entra in contatto con un qualche tipo di
di pensiero di Dio, no? Religione, è una misericordia che gli viene data per il, cioè, che ne so, magari una persona viene in contatto con l'islamismo o con l'ISKCON o con cristianesimo, perché, qualsiasi tradizione, sì. È perché lui in quel momento è a quel livello lì di comprensione, quindi gli si manifesta sotto una certa faccia piuttosto che un'altra, perché magari non comprende, oppure è una sfortuna che magari non ha direttamente subito la verità, che può capire e elevarsi in maniera velocemente. Quindi tu dici, se il fatto che una persona viene a contatto con un maestro autentico come Prabhupada, per esempio, no? Ha la fortuna immediata di trovare magari la guida di un puro devoto, invece un altro viene in contatto con un'altra persona, magari che comunque c'è un avanzamento però molto più lento, magari ha incontrato Prabhupada però non è stato in grado di... Ah, oppure ha incontrato anche Prabhupada, non è stato in grado di capire, però lui, per lui era solo in grado di capire magari quel tot. È dovuto al fatto che nel suo cammino interiore deve fare questi passaggi, oppure perché rifiuta? Perché rifiuta? Ok, grazie. Bel punto. Ma Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, no? Una persona, intanto qualsiasi persona, le scelte che fa qualsiasi persona non sono mai casuali, no? Mai, non c'è niente per caso, è tutto ben organizzato. E Krishna dice Mattas Mritir Khyanam Apohanam Cha, dice nella Bhagavad Gita. Io, da me viene la conoscenza, il ricordo e l'oblio, anche la dimenticanza. Cioè la conoscenza, l'ispirazione per fare una scelta viene sempre dall'anima suprema nel cuore dell'essere vivente. Insieme all'essere individuale c'è l'anima suprema, il Paramatma, che segue ogni individuo. Quindi le scelte che facciamo nella vita sono sempre ispirate dall'anima suprema. Ma queste scelte sono ispirate all'anima suprema, ma come? L'anima suprema così spara a caso? No, l'anima suprema considera due cose l'anima suprema per dare l'ispirazione alla persona. Considera i desideri e i meriti. Cioè secondo i desideri che una persona ha e secondo i meriti che ha, i meriti è il karma sono i meriti, secondo le attività che ha compiuto in passato e secondo i desideri che ha, l'anima suprema gentilmente dice infatti è testimone consenziente a queste due funzioni l'anima suprema. Dio nel cuore dice allora vediamo cosa hai fatto in passato, che desideri hai, testimone, e poi consenziente poi dice vediamo allora secondo i desideri e le attività passate io ti do una particolare condizione, ispirazione, ti ispiro in un certo modo, ma non è lui che dà l'ispirazione, lui è il mezzo, no? Se vuoi dire, ma la responsabilità è sull'essere individuale, è l'essere individuale che ha desiderato ha fatto delle scelte in passato e ha desiderato in un certo modo. Per quello Krishna dice sempre nella Bhagavad Gita yayatamam prapadyante tam stataiva bhajamyam, in proporzione a quanto si abbandonano a me io li ricompenso, no? Dice è uno stato interno della persona, cioè Krishna vede se una persona per esempio è molto attaccata alla materia sarà ispirato a seguire un leader, non faccio nomi, un leader materiale, un politico, una persona potente, no? Nella società. Se una persona ha un po' meno desideri materiali incontrerà magari qualche pseudo yogi, però ancora prevale, no? Prevale la parte materiale, però anche un po' di interesse. Però quando una persona si avvicina a una tradizione autentica, spirituale, con sincerità, lì c'è già un po' di fede, Però magari il maestro che troverà è proporzionale anche al suo stato di coscienza, diciamo, o i desideri che ha. Una persona che è molto
che è molto incondizionata, che ha già una fede abbastanza forte a causa di qualche progresso delle vite passate, sarà molto attratto da un puro devoto. Quando vede un devoto incondizionato che serve Dio, no? In modo completo, senza aspettative materiali, è molto attratto, dice, questa è una persona speciale. Invece un altro che ha un po' di fede, però è ancora attratto alla materia, tipo i Deva, no? I Deva sono Sakamabhatta, sono devoti con desideri materiali. Uno dice, una persona vuole controllare ancora molto la materia, però accetta, riconosce che c'è un creatore, un Dio, magari diventa, capito, adora, come dire, si avvicina alla spiritualità, alla tradizione, però con aspettative materiali ancora. E quindi sceglie un guru di quel tipo, no? Che gli dà quel tipo di un sacerdote o un brahmana di casta che ti dà sia un po' di spiritualità, ma ti dà anche la così, no? Secondo lo stato che c'è, i desideri e i meriti che abbiamo, no? Nel cuore. Più naturalmente poi la via del servizio devozionale, la via dell'autentica, della spiritualità, della bhakti, del servizio devozionale è un processo graduale. Man mano che una persona pratica la bhakti, se compie delle attività devozionali, la sua coscienza si purifica, avanza, progredisce e poi comincia a capire l'importanza dei puri devoti, la differenza, cioè, capito? La differenza tra i diversi tipi di maestri che ci possono essere. Man mano che la coscienza si purifica, la persona ottiene la capacità di capire l'essenza delle cose, no? Può andare bene? Grazie. Vorrei sapere riguardo a questi principi religiosi, no? L'austerità, se puoi fare qualche esempio su, appunto, perché uno dovrebbe essere austero nella vita spirituale e perché l'importanza del seguire i quattro principi regolatori per l'avanzamento spirituale, perché uno può dire io pratico vita spirituale però non sono interessato a seguire i principi regolatori, come del resto fanno la maggior parte delle persone. Sì, un po' furbacchione questo qua, dice, no? Dice, io sono interessato alla vita spirituale, però non sono interessato all'austerità, a una vita regolata. Allora, quindi, traducendo, dice, io voglio ancora andare avanti con l'intossicazione, la vita sessuale illecita, no? Consumo di carne, queste cose me le voglio tenere, queste me le tengo. Però mi piace anche la spiritualità, giusto? È un po' un furbacchione, sta cercando di prendere il meglio dei due mondi, diciamo, sta cercando di prendere il meglio delle due cose. Il problema è che, certo, poi non è che, cioè se una persona segue una via autentica di spiritualità, poi pian piano si purifica, avanza e comincia a capire da che parte sta la felicità più grande. La felicità, il piacere spirituale è molto superiore al piacere che viene dal godimento dei sensi. Però per arrivare là bisogna anche un po', no, come una bilancia, bisogna un po' anche diminuire di qua. Se non diminuiamo il piacere dei sensi non possiamo neanche raggiungere i livelli alti di spiritualità. Quindi una persona non dovrebbe, se dice io sono interessato alla spiritualità, allora se sei interessato ad avanzare spiritualmente dovresti essere anche interessato a fare tutto quello che serve per avanzare spiritualmente, giusto? Dice io sono interessato alla spiritualità, bene, sei pronto a fare quello che serve? Sì, ma non toccatemi i piccoli piaceri della vita, va bene. Come dire, sai, gli acciari alle volte con grande compassione all'inizio accettano che una persona possa avere, ma non deve essere troppo attaccato. Infatti una persona è normale, se vuol dire che all'inizio ha difficoltà, ma poi se resta attaccato, infatti una delle 10 offese dal canto del Santo Nome, cioè uno degli grossi ostacoli, è mantenere attaccamenti al piacere materiale, mantenere attaccamenti materiali anche dopo. Intanto il problema è che ascolta, comincia a praticare, ma se poi col passare del tempo non è disponibile a cominciare a diminuire, no? Le attività illecite, materiali,
non potrà fare un reale progresso spirituale. All'inizio è accettabile, ma poi dovrebbe cominciare a progredire. Ma non c'è da preoccuparsi, perché se noi aumentiamo la conoscenza e il gusto spirituale, poi diventerà più facile. Ma se vogliamo testardamente, no, se vogliamo mantenere questi attaccamenti, no, restiamo attaccati e non vogliamo per nessuna ragione abbandonarli, allora a un certo punto ci fermiamo, cioè non c'è più progresso spirituale. È come uno che vuole volare, no? Una mongolfiera, uno vuole volare, ma se non abbandoni la zavorra, se non tiri via, non butti giù la zavorra, il pallone non vola, no? Resta lì allegato alla corda, no? O la barca, tanti esempi. Oppure la barca, se ce l'ha ancora, anche se remi, la barca non va, perché bisogna tirare sull'ancora prima. Quindi l'austerità deve essere una condizione obbligatoria se vogliamo creare un'evoluzione nella società e nell'individuo, no? Per quello. Poi l'austerità deve essere proporzionale alle capacità dell'individuo. Non è che uno deve fare, non deve avere paura di questa parola. Come ha detto Prabhupada, alcuni ci accusano che noi abbiamo, ci accusano che siamo schiavi delle regole, no? Tutte queste regole. Ma Prabhupada ha detto, ma la verità è diversa, è che le regole che sono nostre schiave, noi non siamo schiavi delle regole, sono le regole che sono nostre schiave, perché ci proteggono da Maya, ci proteggono dal cadere nell'illusione. Quindi seguire delle regole, seguire una austerità, no? L'austerità delle regole, una disciplina, è molto favorevole per l'avanzamento, perché ci protegge l'individuo, il praticante lo protegge dal cadere nell'illusione, d'identificarsi troppo con il corpo, con la materia, col piacere materiale. Seguire delle regole favorisce, permette all'individuo di percepire livelli più alti di realtà, l'austerità, no? E l'ultimo punto? Giusto, perché sembrerebbe che l'austerità, no? Seguendo i principi regolatori, bisogna essere austeri, come se, non so se rendo, cioè in pratica, sembrerebbe, perché i principi regolatori è un fatto naturale, umano, no? E sembrerebbe che uno che... Sembra che non c'entri con la spiritualità. Con l'austero. Io sono austero e non seguo, come se i principi regolatori sono piacevoli, no? Allora io divento austero, ma non è austerità quello nel seguire i principi regolatori. Esatto. Sì. All'inizio, quando uno è condizionato e molto attaccato alla materia, il seguire i principi regolatori è austero, nel senso è qualcosa, lui la vive lui in modo austero, non è che, cioè la vive lui come qualcosa di negativo, come qualcosa, no, di pesante, no? Come una limitazione, no? Alla sua libertà. Ma in realtà invece questi, infatti qualcuno li chiama i principi della libertà, i quattro principi della libertà, no? Perché invece sono le condizioni necessarie per ottenere la liberazione. Quando una persona è più avanti nella pratica, si è purificato, poi li segue naturalmente queste cose e lo fa con una, Prabhupada dice, prova una profonda soddisfazione nel seguire i principi regolatori, Prabhupada dice. Perché è profonda, cioè il corpo, cioè la mente e il corpo non hanno questa profonda soddisfazione. La mente e il corpo sono inclini a cercare il godimento, no? I sensi. Ma l'anima, il sé, prova una profonda soddisfazione nel seguirli, perché invece il seguirli apre le porte alla liberazione. Quindi all'inizio è percepita come un'austerità, come qualcosa di negativo, in uno stadio più avanzato di purificazione invece è qualcosa di naturale. L'essere umano dovrebbe, tutti gli esseri umani quando sono evoluti nella coscienza dovrebbero seguire i principi regolatori, idealmente parlando. Quindi niente vita sessuale illecita, niente intossicazione, niente gioco d'azzardo, niente consumo di carne, uova e pesce. Queste attività per le persone sono
prominenti nel livello condizionato, ma una persona più evoluta le fa naturalmente. Quindi dipende da come uno dallo suo stato di coscienza, come le percepisce, qualcuno come austerità, invece qualcuno come normalità. Grazie molte. Jai Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai.